È il weekend più bello perché si assegnano i trofei e al contempo è quello più triste perché chiude un'altra grande annata. Benvenuti dal Cremona Circuit per il quinto ed ultimo appuntamento del MES. I piloti sono carichi, l'adrenalina è a mille, ma adesso è giunta l'ora della resa dei conti e noi non possiamo e non abbiamo voglia di aspettare. Questo è l'ultimo ballo, The Last Dance. Fateci divertire! ...506 gare per questo signore qua. Mi sembra di aver detto già tutto, però vabbè, a parte quello che mi sembra un dato importantissimo, se dovessi dare un voto a questa stagione per come è andata, che voto daresti? Per me? Certo, per te. 7 perché abbiamo migliorato oggi qua rispetto all'altra gara un bel po'. Siamo quasi in mezzo al gruppo, prima ero un po' isolato. Stiamo lavorando ancora, c'è ancora spazio, però sono già arrivato al mio passo più o meno, però sono contento per quello che stiamo facendo. Spero di finire le due gare, il resto vediamo, dai. Se piove mischiamo un po' le carte. Per quel che riguarda il campionato, se dovessi ricorrere il prossimo anno farei questo o qualcosa simile, sempre in questo contesto del MES. Ah, me l'avevi detto, sì. Però adesso non so, perché c'è il caso che rimaniamo qui, non lo so. Adesso ci prendiamo un po' di tempo e durante l'inverno ci pensiamo magari. Il problema è che quanto il mio sponsor dice sì, io progetto, però per adesso finisco, non ho debiti e siamo a posto. No, sono contento del mio miglioramento di guida, va bene. Meglio di così, ci siamo avvicinati tanto rispetto all'altra gara. E niente, non ho parole perché abbiamo un altro turno di qualifica e due gare e come dici te ci vediamo nel palco chiuso. Dai, grazie Maurizio, grazie. Siamo con William Benedet. Parto subito dicendo, voto per la simpatia 10, a parte quello che è una considerazione personale. Ti ho visto arrivare dopo Q1, adesso hai improntato quel sorriso lì, ma un attimo fa non mi sembrava ci fosse, perché? No, dai, è andata abbastanza bene, pensavo di fare un tempo migliore, solo che forse perché ieri ha piovuto, la pista non è più gommata e quindi ho girato un po' alto con i tempi. E sì, per quello mi hai visto in questo così. Inizia questo stato e niente, dai, andata bene, cerchiamo di divertirci, speriamo che la nuvola di Fantozzi non arriva e di fare una gara tranquilla, insomma. Come giri sul bagnato? Ma giro bene, però penso di non girare perché tanto non lotta il titolo, non lotta niente, quindi se piove prende me ne vado. Preferisci evitare? Ma sì, tanto sono qua e non ci voglio avere di problemi inutili, proprio l'ultima di campionato, finire con un danno alla moto, visto che già li ho fatti in partenza, non ne vorrei fare altri, insomma. Quindi vediamo, poi se piovigina così sicuramente ci troviamo in griglia. Noi siamo lì che ti aspettiamo, ciao. Grande, un bacione, ciao. È l'ultima questa, è l'ultima, dai che così oggi farai una gran gara, no? Una gran gara sì. Instagram, Benedet06. Ciao raga. Griglia di partenza per quanto riguarda la Race Attack 600 con Super Andrea Liberini che ha chiuso in 1.37.647, al suo fianco Paolo Cavallara, una wild card che ha chiuso in 1.39.089, molta distanza tra il poleman e il secondo a chiudere la prima fila, Campanini 1.39.2, apre la seconda fila Davide Rolando 1.39.4, al suo fianco Torlaschi 1.39.6, Coletto a chiudere la seconda fila in 1.39.8, apre la terza fila Gianluca Romano 1.39.9, 40 basso per Marco Como 1.40 142 più precisamente, Simone Caccamo 1.40 e 6 a chiudere la terza fila. La quarta fila si apre con Leonardo Specolizzi 1.40 e 6, Davide Felappi 1.48 e Bettella 1.48 anche lui, tutti pronti a battagliare per le posizioni
di media classifica apre la quinta fila Andrea Zagonner 1.41.2, un ottimo William Bendett che ha chiuso in 1.41.8, ma siamo sicuri, anche perché molto spesso ci ha abituati a fare una grande gara nonostante una partenza un po' ad handicap in 14ª posizione, non così lontano comunque da Zagonner e da tutta quanta quella trafila di piloti che si trovano a metà griglia di partenza. Boccellari a chiudere la quinta fila in 1.42.4, apre la sesta fila Daniele Bassi 1.42.8, Speretta 1.43.2, soprattutto Galoppini 1.43.3, Taciti apre la settima fila 1.43.5, De Padova 1.43.7 e attenzione a Morselli che chiude in 1.44.6, ma non ha fatto un tempaccio, ma soprattutto sarà pronto a battagliare per l'ultima gara anche in questo caso della Race Attack 600. Sto sperando in una grande gara da parte di tutti quanti. A questo punto non posso far altro che darvi seguito tra poco per l'inizio della gara. È tempo di Race Attack 600. Benvenuti, gara 1 della Race Attack 600, il poleman Andrea Liberini, ma soprattutto il poleman dei commentatori, Andrea Tomio. Ciao, ciao ragazzi, ciao Gianluca, buongiorno, ben ritrovati. Che gara ti aspetti, Andrea? Ma l'ultima di campionato, adesso bisogna vedere se si riesce a divertire, anche perché mi sembra che il titolo sia... c'è già... Liberini, no, c'è Liberini che lì che freme, sappiamo che questa essere una delle sue piste preferite, concentrazione a mille, l'ho anche avuto modo di non intervistarlo ma di vederlo prima della gara, mi sembrava veramente straconcentrato. Per Liberini non è una formalità, Andre, ma ha bisogno di punti, non tantissimi, che può fare da entrambe le manche partendo da assoluto protagonista. Tra poco il via, stanno via. Per partire, partiti, via Liberini impennando tre volte. Occhio alla livrea di Liberini. Eh già. Perché non è Liberini quello, è quello dietro con la moto, esatto, bianca, c'è, Liberini. C'è. È Cavallara quello davanti. Esatto, ci ha ingannato a gara 2 perché abbiamo commentato per prima gara 2 e poi gara 1. E c'era questo dilemma della livrea Liberini intanto. Subito è passato, te l'ho detto. Ancora super controsorpasso. Bello, bellissimo in queste prime fasi, ancora Liberini dentro e Cavallara però all'esterno, vediamo se riesce a chiudere, sì ce la fa. Bella accesa da subito. Ha avuto una . Bella parvenza di inizio, questi due ragazzacci con William Bendett che andiamo a vederlo, ci siamo fatti un po' un'idea, Andre, su quello che è il circuito del Cremona Circuit. Un po' largo, Bennett, vediamo se riesce a stringere, sì qualcosina stringe, riesce a passare, intanto Liberini sta cercando di iniziare a forzare il terreno per andare a ripassare Cavallara. È una bella sfida per ora in queste fasi iniziali, sappiamo che Liberini qui veramente ha un... è veramente on fire da questo punto di vista. Sì, avevamo già visto nell'appuntamento precedente. Poi, insomma, un po' in tutte queste gare è sempre stato il dominatore. Chiaro è che ti stai giocando un campionato. È vero che, come dici tu, mancano pochi punti. Cioè, basterebbero pochi punti per poterlo vincere. Però non ti accontenti mai. Cioè, sì, cerchi sempre a quel punto lì di andare ad attaccare, anche perché senti di dover far tua quella che è la competizione già sin da subito, cioè, anche se magari è la doppia chance, non si sa mai di quello che possa succedere nella seconda. Esatto. Intanto è passato, passa Liberini su Cavallara, davanti Liberini a meglio dei 7 giri. È stata una competizione che ci ha tenuto col fiato sospeso, Andre, siamo sinceri, anche soprattutto perché Andrea Liberini non ha avuto la possibilità di correre nel quarto appuntamento e in quel di Cervesina, e fondamentalmente ha lasciato aperto qualsiasi possibilità, perché sennò Liberini fino a lì era stato l'assoluto dominatore. Certo. E sì, infatti con quello zero, insomma, aveva un po' riaperto qualche speranza anche agli avversari, ma dai, adesso vediamo cosa succede. Dopo questa gara si possono tirare le somme. Intanto il primo giro è stato percorso Cavallara secondo, ricordiamo essere una wild card, si è inserito bene. Cavallara partiva dalla seconda posizione e sicuramente dirà la sua, anche perché Liberini prova ad andare, ma Cavallara c'è. Intanto si è creata una discrepanza dietro, Benedet su Boccellari, stanno lottando per la 15ª posizione là dietro. Cacca, Morlando, Coletto, Como stanno facendo gruppo a sé per la terza posizione. Incredibile lo stacco che hanno avuto nel primo giro. Sì, sono, ma infatti dandosi anche un po' tra virgolette fastidio con qualche sorpasso e controsorpasso, sono riusciti comunque a prendere un bel margine sui diretti inseguitori, che sono appunto Cacca, Morlando,
e Coletto, che era un po' anche lui, diciamo, sì, il contender di Liberini. Ora, lungi da me dal voler dire qualche cosa, ma mi sembra che la gara stia prendendo anche una sua fisionomia, una sua impostazione. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Con Liberini davanti, Cavallara secondo, Cacca Morlando, eccoli qua, ha che preso, passano. Anche un bel margine. Sì. Quando viene. Ha preso un bel margine, sì, Andre. Sì. 37,9 Liberini, 38,8 Cavallara. Bravi, bravi, dei bei tempi, dietro, soprattutto in gara. Dietro, ragazzi, fanno dei tempi altissimi. Caccamo 41,0, 41,2 Coletto, 41,0 Como, Romano che è un po' più staccato fa 43, c'è 49 Rolando, cioè stanno andando più veloci, settimo e l'ottavo, per andare a riprendere il gruppone, però c'è una differenza di 3 secondi, Andre, mamma mia. Tantissima, tantissima, infatti ero convinto fosse un po' meno la... Anche perché Mauri Morselli ha girato Mauri in 44, grande Mauri, aveva fatto la qualifica mi sembra proprio in 1,44. Quindi in questo appuntamento Morselli non era così attardato. Ecco. Non era così attardato, tra parentesi, Liberini sta volando in maniera incredibile sul Cassandolo Benedet. Ancora sta combattendo con Boscellari e questa pista pure così. Cioè, sorpassi prima, ti conto sorpassano, sei costretto a ripassare. Cioè, non c'è mai un attimo dove puoi stare tranquillo, Andre. Mi dà l'idea che Liberini non si accontenti assolutamente. No, ma non gliene freghi nulla. Niente, pure. Cioè, come se non ci fosse il campionato in ballo. Forse, magari, sai, nella sua testa dice, io vado come un matto, la butto lì. E qualsiasi cosa succede, ho comunque anche gara 2. Quindi se mi va bene, vinco gara 1 e sono già campione. E saluto tutti. Esatto. Se mi dovesse andare male, ho comunque gara 2. Anche perché comunque sta facendo, veramente sta forzando tantissimo, sì, e sta spingendo come un forsennato effettivamente. E poi è una gara da 7 giri, Andre. Sì, è giusto fare così, è giusto fare così, è giusto. Molto veloce, ti do qualche raffronto cronometrico perché Liberini passa, quando ultima il terzo giro, passa in 37,6. Si migliora ulteriormente, Andre, 38,8 Cavallara che ci ha provato davvero, ma non gli sta dietro. C'è un secondo, gli sta dando un secondo. Il gruppone là dietro, Romano scavalca, se non ho visto male, Como, si piazza in quinta posizione, Gianluca Romano, si sta creando un bel gruppettone per la terza piazza. Già, i primi due sono andati, Andre. Sì, completamente. E c'è anche tanta discrepanza tra Cavallara e gli altri. Cioè, comunque Cavallara che sta prendendo 9 decimi, un secondo da Liberini, da un secondo e mezzo al gruppo dei terzi, perché sì, diciamo sui terzi va a 2 secondi e mezzo più forte. Sì, infatti è parecchio distacco rispetto alle altre piste dove siamo abituati a vederli di solito un po' più vicini come raffronti perché, cronometrici, essendo diversa la pista, lì sono molto più raggruppati. Poi invece la discrepanza si nota di più anche perché ci sono dei rettilini che sono molto lunghi. Rettilini, curve un po' più veloci, inizia a essere una pista vera, ecco. Pista dove non è più una pista da amatore, ma è più una pista che si avvicina. Esatto, ha un livello tipo, non so, Misano, ecco, una roba del genere. Quindi dai, si vede forse un po' di più questo margine, ecco perché. Si vede ecco di più perché. Questo margine, ecco perché, Andre, giustamente siamo praticamente a metà gara e io ripeto, però al terzo giro e mezzo nemmeno il gruppone, ad esempio, della 300 Supersport con Smith, Conte e gli altri, anche se Conte poi è caduto, però nemmeno quel gruppo lì aveva così tanto vantaggio. Cioè Liberini fa veramente un altro sport. Sì, poi... Diventa anche difficile da commentare. Esatto, no, più che altro che anche per noi, sai, se c'è qualche sorpasso, qualche controsorpasso è più spettacolare, più divertente. Così, diciamo, lui è scappato via, ha preso da appunto il suo secondo al giro, quindi capisci bene che in 7-8 giri gli ha dato 7-8 secondi. Gli ha dato, esatto. Praticamente la stessa cosa qui accade. Stiamo vedendo qualche slow motion. Intanto stiamo pensando un po' per la gara. Stiamo cercando anche di capire anche il perché succedano un certo tipo di dinamiche in una competizione così veloce dove io mi aspetto molto più spettacolo. Invece paradossalmente lo spettacolo lo vedi di più nella gara più lunga e nelle gare più brevi vedi veramente uno stacco, una discrepanza importante. Sì, adesso non so se effettivamente per la durata dei giri o per il livello un po' della categoria, perché guarda qua, ha fatto il vuoto, dai, sta... Tra l'altro, e non accenna a smettere, quarto giro Liberini fa 37,6, 39,3,
Cavallara, cioè la paga è di 1,6 secondi, anche ha preso praticamente 3,5 secondi. Cavallara ha mollato di schianto, sì, ma il problema di Cavallara, che un po' non è il problema di Liberini. Cavallara vede Liberini che scappa, ma Cavallara non sente nessuno dietro, cioè c'è uno stacco clamoroso. Stavo guardando anche un po' i tempi, ecco, adesso si sono un po' assettati, perché Coletto ha fatto 39,9, 39,4 Como, 41,7 Romano, drastica caduta libera, 44 Orlando. Penso che però Romano abbia fatto un errore, Andrea, a questo punto stava andando più forte prima. Sì, sì, indubbiamente. E qua invece siamo con Benedett. Non so se Benedett, Morselli. Questo qui comunque Liberini, se non stava contendendo la posizione a nessuno, Morselli inizia a essere Benedett. È Benedett che ha preso Felappi. Esatto, ha perché ha mollato lì Bocellari e Speretta e si sta lanciando all'inseguimento di Ok, infatti adesso è tutto un po' più chiaro. Sì, c'è una parvenza di sfida per, se non altro per quanto riguarda le posizioni basse. Mamma mia, che ingresso! E qua però perde qualcosina Andre. No, riesce a tenere. Sì. Comunque Benedett, è una bella sfida questa per la 15ª posizione. È che tante volte la gara poi ti consente, Andre, di fare di dover parlare anche magari della lotta nelle retrovie, che diventa anche più interessante, come ad esempio Benedett adesso scavalca Felappi. Bravo, grasso il passo da parte di William Benedett. Bravissimo. E nel frattempo qua, dai, il margine è stato preso e in questo caso anche Cavallara è al secondo posto assicurato, cioè nel senso è proprio assicurato, Andrea, anche perché c'è praticamente c'è tutto quanto il rettilineo di distanza. Quell'immagine tra l'altro non fa fede al reale distacco che c'è, perché è un'inquadratura molto più bassa, certo, dove sembra che sono più assottigliati, ma in realtà il distacco è molto più ampio. 38,1 Liberini, 39,6 Cavallara, 39,3 Luca Coletto, che ad esempio sta facendo dei tempi migliori di Cavallara, ma Cavallara ha un vantaggio talmente importante che è imprendibile. No, non ce la fa. Non ce la fa a prenderlo. Ora Mauri è lì, te l'ho detto. Sta lottando, è una pista che gli è un po' più amica, sì, fa un tra po' meno sta fatica. Sta migliorando tanto Mauri, sto guardando i tempi, perché giustamente stiamo facendo un raffronto cronometrico. È andato 44,8 questo giro, è partito da un 46,1, ma si sta migliorando e sta cercando di riprendere De Padova e Specolizzi. Chissà che non ci riesca, Andre. Infatti, inizia a vederli. Già che li vedi, sono lì e riesci a fare dei giri assieme. Magari riesci anche a, in qualche maniera, a scavalcarli. Mentre, ripeto, davanti fondamentalmente Liberini sta ribadendo la sua leadership, ed è una leadership che gli consentirebbe già alla fine di gara 1 di diventare campione della categoria. Cosa che noi avevamo ampiamente pronosticato, ma sai, fin quando fino alla bandiera scacchi non si sa mai. Mi insegni che voi piloti siete da questo punto di vista molto superstiziosi. Stiamo arrivando al final lap, incredibilmente. Andrea Liberini, caro il mio Andrea Tomio, Andrea Liberini non solo ha creato un margine incredibile. Sì. Il margine è diventato ancora più incredibile perché Liberini non ha deciso di rallentare. È andato 37,7. Ha sfiorato il suo tempone. 39,7 Cavallara. Ti posso garantire che a distanza proprio guarda come si gira e non sente, non vede nessuno. No, ma secondo me non... Allora, lui in questo caso è al sicuro. Cioè, sta tirando, è concentrato, sta spingendo forte. Ma secondo me non si sta prendendo dei rischi inutili, spero, nel senso vuol dire che continua a martellare sul suo tempo e quindi intanto vediamo davanti Speretta ha scavalcato Felappi, Bocellari e si è messo in combo, secondo me, con Benedett. Fino alla fine proveranno ad arrivare nel final lap per cercare di capire chi arriva a questo punto 14esimo e chi 15esimo. Dietro Como, Coletto, Romano, Caccamo. Già. Così si sono collocati. Vediamo un po' i tempi. 39,6 Como, 39,5 Coletto, 41 Romano, 41,4 Rolando. Rolando è stato scavalcato. Sì. Dietro sono crollati Caccamo, Rolando, anche Bettella. Sì, sono proprio... Non è la loro pista, Andre, oggettivamente. Quando vai 4 secondi in meno di chi ti sta davanti. Certo, c'è un problema di performance, ma c'è un problema in generale anche di grip. Allora a questo punto ti accontenti di quello che è arrivato. Giusto, anche perché è l'ultima gara, quindi dai. Eccolo! Vince! Campione di categoria! A questo punto si laurea già prima, esulta! Liberini dedicandola a qualcuno. 40...
e 8 liberi nell'ultimo giro. Dai, se le prende con calma, se le prende con calma, che Cavallara che fa 41 l'ultimo giro. Vediamo dietro chi arriva. Coletto, sì. Guarda come contento. Coletto, Como, Romano. Ed eccoli qua, i primi 5. Liberini vince gara 1, vince la classifica di categoria, quindi si laurea, sì, già campione. Campione Race già. Attack 600 2021. Lo sapevamo già prima, però abbiamo visto gara 2. Un segreto di Pulcinella. Vince Andrea Liberini, secondo Cavallara, terzo Coletto. Grazie Andrea Tommi, a questo punto grazie, appuntamento Gianluca. A gara 2, che avrete già visto, ma che noi dobbiamo presentarvi come gara 2 con un Liberini libero di testa che proverà a vincere. Mauri, 19esimo. Grande. Benedet, 13esimo, 14esimo. Speretta sono crollati dalla rimonta davanti a loro. Bravi, bravi tutti. Ci vediamo a gara 2. Grazie ad Andrea Tommi. Eccolo qui Maurizio Morselli, grande prestazione direi. Ho fatto una cazzata in partenza, ero partito che era ancora rosso, l'ho frenata e dopo ho cercato di prendere il gruppo alla fine, però abbiamo migliorato il mio best lap, 43 e stavi col gruppo. Comunque va bene, sono contento che abbiamo reso quel, ti dicevo che avevo un conto sospeso con qua, sì, l'abbiamo sì, saldato. Sì. Ci vediamo a gara 2, grazie. Ciao, grazie. William Benedet, guardatelo, siamo riusciti a prenderlo anche dopo gara 1, stanchissimo, sudatissimo, diciamo qualche stupidata intanto che si toglie il casco, giusto? Entro lunedì, martedì, mercoledì. Sono. Ciao William. Allora, com'è andata? Devi dirmelo tu. Va bene, dai, mi sono divertito anche se la posizione è quella che è, però mi sono divertito, ho battagliato con alcuna gente che penso che la cosa più importante è battagliarsela. E è stato bello e sicuramente cercheremo di fare un risultato migliore in gara 2. E basta, dai, anche la partenza è andata discretamente bene, quindi a fine stagione forse abbiamo imparato qualcosa. Io non ricordo di aver mai sentito da William Benedet "non mi sono divertito". Io questa frase da te non l'ho mai sentita. Mi sono divertito tantissimo e ringrazio tutta, come sempre, l'organizzazione, gli sponsor e tutti quanti. Un bacione, gas! Grazie a te, ci vediamo gara 2. Ciao!